Ciao amici, e allora continuiamo con questo secondo video a vedere il funzionamento di BetCash. Nel primo siamo rimasti, se ricordo bene, alla multipla, eravamo arrivati a vedere il funzionamento della pagina, del foglio riguardante la multipla e poi mi sono accorto nella post-produzione del video precedente che in effetti per quanto riguarda il bonus forse ho fatto una mezza confusione nella spiegazione, ma comunque non è che cambi molto, insomma, però almeno per quanto riguarda la tabella qui delle multiple dove registriamo le multiple, il valore bonus rispetto a quello che invece nella tabella delle singole insomma, serve anche per inserire eventualmente l'importo del famoso bonus che ci danno sulle multiple i bookmakers. Cioè, avendo inserito la puntata e la quota, quella che otteniamo realmente sulla bolletta, poi voi sapete che in effetti viene fuori la quota moltiplicata delle quote che abbiamo giocato, però poi alla vincita netta viene aggiunto il bonus che il bookmaker offre per quel tipo di multipla, e quindi poi il totale cambia della vincita, e così anche eventualmente l'eventuale quota vera, totale, che andiamo ad incassare eventualmente se vinciamo. Quindi, però, onde evitare calcoli e quant'altro, insomma, voi potete eventualmente inserire 10 come puntata, 14 e 10 come quota moltiplicata delle quote giocate. Ed eventualmente in bonus andate a mettere il valore che viene riportato proprio nella bolletta, nella schedina, insomma, come la vogliamo chiamare, del bonus aggiunto a quella vincita. Mentre invece la colonna correzione resta sempre, vedete, esce anche il tip che ve lo indica e insomma ve lo spiega, da utilizzare inserendo importo netto vincita se nella multipla uno o più eventi sono stati annullati o void, o qualunque altra situazione che va a inficiare quello che è il calcolo normale della puntata per la quota. Qualunque cosa sia successa in quella multipla che fa sì che il calcolo non sia corretto nel moltiplicare semplicemente la puntata per la quota. Ok? Quindi questa era una precisazione da fare per quanto riguardava le multiple, la gestione delle multiple. E poi qui in quest'area qui mi sono accorto di aver dimenticato di farvi vedere la rubrica dei bookmakers, che in effetti, come vi dicevo, tutti questi bottoni portano al foglio settings dove abbiamo tutti i vari settings da dover fare, però c'è questo bottone qui, rubrica bookmakers, che in effetti vi porta a questa pagina qua, che è una rubrica vera e propria di tutti i books, dove possiamo andare a registrare i books con i quali stiamo operando, e quindi inserire la user, la password, la risposta segreta, il numero di conto, come già vi disse, quel numero che difficilmente ci annotiamo, ma che in effetti è importante a volte per contattare l'assistenza clienti o delle pratiche che dobbiamo svolgere con loro, con delle contestazioni, insomma qualunque altra cosa. Spesso viene chiesto questo numero di conto e quindi è meglio anche annotarselo. Poi, volendo la data di registrazione a quel sito, il numero di servizi clienti, nota 1 e annotazione, insomma, abbiamo queste altre due celle per eventualmente inserire qualunque altra notizia ci interessa registrare o archiviare o memorizzare. Quindi, questa è la rubrica dei books. Torniamo al cruscotto principale e continuiamo, vediamo sistema. E la tabella è sempre uguale, sempre più o meno simile a tutte le altre, e quindi in questo caso però abbiamo sempre la data, il bookmaker che andiamo a. A proposito, c'è pure un'altra cosa che volevo farvi vedere che ho modificato rispetto al video precedente. Vi ricordate quando ho cliccato qui su Conti Gioco, praticamente non appariva la freccetta dell'elenco del menu a discesa, e vi ho detto di inserire eventualmente i bookmakers qui nella colonna e quindi poi tutti i vari dati economici. Però l'ho detto nel video, però poi dopo sono andato a
insomma, a vederlo bene e a modificarlo perché non mi pareva normale né giusto che esce sta tendina da tutte le parti, insomma, e poi in effetti qui in questa lista qui avremmo dovuto insomma, riscrivere i bookmakers e quindi sta tendina non c'era. L'ho inserita, ok, ora ce l'abbiamo anche qui. Va bene, torniamo indietro, quindi stavamo ai sistemi, la gestione dei sistemi e quindi la data, il bookmaker, sempre il mercato e poi qui abbiamo quel famoso fatto che ci porta poi a gestire i vari sistemi che abbiamo inserito. Vi ricordate nel setting andavano inseriti fino a 6 eventuali sistemi da monitorare. Ricordate c'era Vinci Facile, Incastro, Superwin, Triple Shooter, Multicall e Real Money in questo caso, e quindi sistema per sistema lo andiamo eventualmente a selezionare, insomma, ad annotare in questa tabella. E quindi poi Vinci Facile, abbiamo giocato 11 schedine, la vincita minima era di 39, la vincita massima di 58 e 50. Ovviamente queste sono tutte informazioni che prendiamo dai fogli con i quali andiamo poi effettivamente a sviluppare il sistema e a giocarlo. Quindi qui andiamo solo a riportare queste notizie che ci servono eventualmente poi per una consultazione, una valutazione, un'analisi su tutto quello che abbiamo fatto. Quindi per la puntata totale, il vinto e perso, quindi esito perso, profitto e perdite 30. Andiamo a vedere. Perché praticamente questa colonna qua andiamo ad inserire, siccome non è possibile effettuare, come si dice, il calcolo automatico, perché il sistema ovviamente avendo più schedine, a volte anche schedine con numero di eventi diversi, insomma, non è che possiamo inserire puntata 30 per quota 5 vincita 150, non è così perché il sistema ha varie tipologie di vincita o insomma, possibilità di vincita e quindi il vinto e perso, l'importo vinto e perso lo dobbiamo andare ad inserire poi eventualmente a sistema giocato, finito e finalizzato e quindi andare ad inserire se abbiamo vinto, abbiamo perso e quindi l'importo netto di quello che abbiamo vinto o perso in questa colonna qui. Va bene? Dopodiché metteremo persa se l'abbiamo persa e vinta se l'abbiamo vinta. Vabbè, come vedete qui c'è la giocata di 35 euro. Il vinto è 18 e 27, non abbiamo quota perché non è possibile inserire la quota dei sistemi, non abbiamo quota di riferimento, abbiamo solo la puntata e la vincita e quindi il profitto e perdita. Sopra abbiamo il solito pannellino, in questo caso porta il totale giocato dei sistemi, il profitto e perdita sui sistemi, quanti ne abbiamo vinti, quanti ne abbiamo persi, qual è stato il sistema che ha portato la migliore performance. In questo caso è Triple Shooter, il sistema invece che ha portato la peggiore, cioè quello con il quale abbiamo avuto più perdite, in questo caso riporta Vinci Facile, e poi il book preferito che è Planet 365, come vedete in questo caso lo è perché su 4 giocate, 2 sono su Planet Win 365, quindi è il book sul quale sono state effettuate più scommesse. Ok? E questo è i sistemi. Ora, come si fa poi un domani, quando avremo 100, 200, non lo so, 300 righe di scommesse registrate, andare a valutare che cosa ha fatto Vinci Facile, che cosa ha fatto Triple Shooter, il perché poi andiamo ad inserire questa gestione di sistemi singoli, insomma, voglio dire, per nome del sistema. Perché basterà che andiamo, per chi non lo sa, insomma, non è abituato ad usare spesso Excel con queste piccole insomma, come dire, funzioni che offre Excel, basta, avendo cliccato qui su una qualunque cella della tabella, basta andare in dati, vedete questo imbuto, azionarlo, attivarlo, punto, si clicca ed appaiono tutte queste freccette su ogni colonna. Queste freccette permettono di aprire dei menu che permettono di fare una marea di ricerche all'interno della tabella, all'interno di quella colonna e quindi selezionare tutto quello che ci interessa. Cioè nel sistema, se noi andremo poi a dire voglio vedere che cosa ha fatto Vinci Facile,
Basterà cliccare solo vinci facile, appariranno qui tutti i vinci facile e vi porterà tutti i conteggi relativi solo a vinci facile. Ok? Quindi voglio vedere cosa ha fatto Triple Sure. Cliccate su Triple Sure, ok, e vi apparirà tutto quello che è stato giocato con Triple Sure. Che cosa ha fatto, tutte le vinci, tutte le perdite, insomma tutto quello che riguarda Triple Sure. Così anche per il mercato. Tutti i sistemi che ho giocato per il calcio, cliccherete il calcio, se avete calcio, basket, tennis, cliccherete calcio, vi appariranno solo quelli che avete giocato con il calcio, e, insomma è così anche per le date. Voglio vedere, andiamo per filtri per date, per esempio, vedete, aprendo qui su filtri per date, andando nella colonna data, quando avremo 200-300 righe, andando nella colonna data. E quindi o fate delle scelte qui per il mese, per il giorno, quello che volete, oppure andate qui in filtri per date e trovate una data uguale a, quindi inserirete il giorno specifico che vi interessa. Prima di, quindi prima di quella data, tutte le scommesse che ho fatto prima di aprile, dopo di aprile, tra gennaio e aprile, quelle di oggi, quelle di ieri, quelle della settimana prossima. Di questa settimana, del mese prossimo, quindi in virtù delle date che voi avrete inserito qui, avrete la possibilità di effettuare tutte queste ricerche che saranno poi molto utili, insomma, per chi effettivamente come me è appassionato di statistiche, di valutazioni e di andare a rivedere, perché io credo che si impari dagli errori, si impari dall'analisi dei propri errori, del proprio giocato, si apprende poi a migliorare insomma le proprie performance, insomma capire dagli errori il perché si è commesso quell'errore, perché si è verificato quell'errore e quindi eventualmente andare poi a migliorare. E questo è possibile farlo, insomma, analizzando sempre tutti i dati, i sistemi, le date, le quote, le puntate, insomma tutta sta serie di dati che uno può eventualmente valutare, analizzare. Ok, dopodiché fatta la vostra ricerca potete tornare di nuovo su dati, di nuovo sull'imbutino. Prima azionare una cella, l'ho detto a voi ma non l'ho fatto io. Ecco qua, e abbiamo di nuovo, togliamo l'imbuto e abbiamo di nuovo le colonne senza quelle fastidiose freccette, e quindi con tutti i records, con tutte le righe di nuovo visibili. Questi sistemi, andiamo a vedere i metodi, è uguale, identico e preciso a sistemi, solo che questo riporta i metodi. Quindi, come vi ho già detto nel video precedente, insomma, i sistemi sono tutte quelle scommesse che riguardano insomma, sviluppi di sistemi su 15 bollette, 18 bollette, 7 bollette, 21 bollette, condizionati, ridotti e quant'altro, mentre invece il metodo può essere semplicemente insomma, una scommessa fatta di due, tre bollette, due, tre schedine, insomma, una doppia chance coperta con due risultati esatti, che ne so. Questo è il metodo, e quindi è differente come concezione di scommessa e come tipo di scommessa rispetto al sistema, alla singola, alla multipla. E quindi, come vi dicevo nel video precedente, insomma, le ho divisi per categorie, quindi i metodi sono gestiti in questo foglio esattamente come abbiamo appena detto per quanto riguarda i sistemi. Quindi anche questo porta il numero di schedine che riguarda quel metodo, cioè, che ovviamente inserirete voi per ogni metodo giocato, ogni volta che registrerete la scommessa di quel metodo, e quindi la vincita minima, la vincita massima, la puntata, il vinto e perso nello stesso discorso che abbiamo fatto per quanto riguarda i sistemi, è un valore che dovete inserire voi, vedete, importo netto, inserisci importo vincita al netto puntata, se è perdente, inserisci importo puntata preceduto da segno meno. Ok? Quindi poi vinta per sé e quant'altro. E questo invece è un calcolo automatico, e profitto e perdita che fa il file e le solite annotazioni. Ok? Quindi le tabelle sono tutte uguali, solo che cambiano più o meno le colonne, perché più o meno adattate a quello che è il tipo di scommessa che si va a fare. Quindi metodo, poi abbiamo la progressione, stesso discorso,
data, bookmaker, mercato e poi abbiamo le progressioni che abbiamo inserito. Vi dicevo, quanto riguarda la day progress, che cosa intendo io per day progress? Intendo, sapete, quelle progressioni che nascono nella giornata, no? Si fa la prima partita alle 11 del mattino, poi quella successiva all'una, poi quella eventualmente bisogna ancora continuare, quella delle 3, poi quella delle 5, quella delle 7, quella delle 9 e quella delle 23. Eventualmente abbiamo 5, 6, 7 step durante una giornata a disposizione per fare delle progressioni giornaliere. E quindi è la day progress che eventualmente potete, ovviamente sempre personalizzare lì nel pannellino dei settings e quindi eventualmente inserire quelle che state facendo voi, se le fate, insomma, non lo so. Quindi poi qui la progressione porta a sta colonna che indica il giorno, i giorni di durata della progressione. Questa qui era si può fare, perciò portava 30, di quindi 365, vedete, dei progress un giorno, quotone 30 giorni. Questo invece è considerato come giorni, se questi sono 30 giorni o sono 30 scommesse. Quindi qua, per mia necessità, io ho bisogno di questa diversificazione, quindi metto 30 giorni oppure 365 scommesse. Target finale previsto, tipo di scommesse che ho fatto per quel tipo di progressione, la quota, la puntata, eventualmente un bonus, il rimborso e quindi il profitto e perdita. In questo caso il bonus è prima della colonna esito, ma comunque è la stessa cosa. Ok, quindi queste sono le progressioni, il solito pannellino, la migliore, la peggiore, il book preferito e quant'altro. Poi che cosa abbiamo? Live. Le scommesse live sono gestite per fatti loro. Solito fatto, data, bookmaker, il mercato, l'evento con il pronostico, la puntata, la quota, l'esito, bonus, come la stessa tabella delle singole, solo che è specifica per le puntate live. Ok? Quindi è inutile stare lì a spiegare altre cose, mentre invece l'exchange ha la particolarità qui di dover inserire se è una scommessa punta o banca, quindi sempre solito data, bookmaker, mercato, l'evento, evento A e evento B, e quindi poi il punto è banca, c'è un contatore che poi ci dirà delle puntate punta quante ne abbiamo vinto, quelle abbiamo vinte e delle puntate cioè quante ne abbiamo giocate e delle puntate banco quante ne abbiamo giocato, il profitto massimo e il profitto minimo e poi il profitto per scommesse da punta e profitto per scommesse da banco. Ok? Quindi abbiamo qui sopra il pannellino che ci riporta i dati delle due tipologie di scommesse dell'exchange, cioè il punta e il banco. Però va inserita la lettera B o la lettera P se la puntata è un punta o un banco. Ok? Poi è inutile, ovviamente. E poi non vi dimenticate di inserire la commissione, nel caso, ma è quasi certo che il bookmaker preleva questa commissione dalla vincita, quindi va inserita in questa colonna per il calcolo giusto del profitto e perdita. Va bene? E quindi questo è l'exchange. Poi abbiamo il dodging che resta tutto uguale, insomma, qui abbiamo la gestione dei sei dodging, dei sei tipi di dodging che stiamo gestendo. Il numero di prono, se nel dodging ne abbiamo messi 5, 4, 3, quelli che sono, il tipo di scommessa, nel senso 5 non classificati, risultati esatti a favore della favorita, insomma, più o meno specificare quelli che sono. Quella che è la modalità, insomma, la strategia che stiamo con quel tipo di dodging. Poi la puntata totale, il vinto e perso che va inserito sempre a mano, vedete, inserisci importo, ok, vinta, profitto e perdita, annotazione, ok. Solito pannellino, è inutile spiegare sempre. Ok, e quindi questo è per quanto riguarda la gestione delle scommesse. Gestione dei conti, grafici, statistiche e quant'altro l'abbiamo visto. Ora andiamo a vedere tutte le utility che sono state inserite, che sono la cosa che credo vi farà più piacere.
Cominciamo subito dall'utilità a quota fissa, la più semplice. Che cos'è? Dici, ma a me mica mi serve, mica poi tutto sommato è così necessario. Vedrete che poi, anche per sola curiosità, sono calcoli che vi metterete a fare, che vi piacerà e che poi diventeranno quasi un'abitudine a, come dire, a consultarli. Ok, che cosa fa questa utility? Niente, andiamo qui ad inserire. Quante scommesse vuoi giocare? 365 per un anno intero, una al giorno. Quanto vuoi rischiare? 100 euro. Quanto punterai per ogni scommessa? 2 euro. Quindi per ogni scommessa farò lo stake fisso da 2 euro. Quale sarà la quota in gioco? La quota minima sarà 1,05, sarà fissa 1,05. Quante scommesse pensi di vincere? E quindi su 365 penso di vincerne 349, 350, 345, 42, 41, insomma, quindi con questa freccetta qui andrò ad impostare quante scommesse penso che vincerò e quindi di conseguenza avrò il numero di quelle perdenti e mi dirà in virtù di questi dati che abbiamo inserito. Il mio profitto con 348 scommesse vinte delle 365 giocate a 2 euro a puntata, a quota 1,05, perdendone 17 e avrò guadagnato 80 centesimi. Ok? Però se invece sono 3,49 guadagnerò 2,90, se ne sono 3,50 guadagnerò 5 euro, altrimenti 7, oppure se non ne perdo nemmeno una. Vediamo a che cosa arriviamo. Ecco qua, 36,50. Questo sarà il mio profitto, cioè il 36,50% del capitale. Va bene? E quindi è una utility che fa giocare con questi calcoli, ma poi vedrete che non sarà un gioco. Poi c'è utility collection. Qui c'è una serie di piccole, non tanto utility, ma calcolini, al di là del fatto di questa tabella che credo sia utile, mi è stata chiesta, quindi l'ho inserita, insomma, invece di inserirla così a cella, a celletta e mettere i valori, ho ripreso proprio questa immagine. Ho avuto la fortuna di trovare nei miei archivi questa tabella che avevo così e l'ho portata in immagine, quindi l'ho inserita per intero, eventualmente per consultarla aumentate lo zoom di Excel, insomma, ve la portate più grande e ve la andate a consultare. Vedete, vi spiega gli handicap asiatici che non tutti sono hanno capito, o capiscono o sanno come funziona. Quindi, per ogni modalità di handicap che offre il bookmaker, voi vi ritrovate l'esito della gara ed è l'esito della nostra scommessa, cioè handicap 0. Vince, abbiamo vinto. Pareggio, rimborso totale, perde, persa, ok? Della nostra squadra, della squadra favorita. 0,05, persa a metà. Vedete, questa persa a metà poi in effetti è quel famoso rimborso che dicevamo nelle tabelle, no? Del rimborso, quindi gli handicap che danno il 50%, che danno una parte, insomma. Ok, quindi questa è la tabella degli handicap asiatici, eventualmente potete consultare per capire meglio come funzionano e come bisogna giocarli, sapendo che giocando quel tipo di handicap, insomma, per vincere deve verificarsi quella determinata condizione. Poi abbiamo la progressione, vedete qui, progressione quota fissa con bankroll 100. Cioè praticamente, mettendo una puntata iniziale di 10 euro, voglio fare, cioè, è più o meno come quella che abbiamo visto di là, questa qua, questa che abbiamo appena visto. Però riassunto in modo più veloce. Quindi puntata iniziale 100, 10 euro, numero di scommesse 50, quota fissa 1,20. In questo caso non c'è il calcolo di quelle perse o quelle vinte, abbiamo solo la quota prodotto finale, cioè quella che sarà la quota, cioè una multipla tanto per di 50 e 20 a quota 1,20 restituisce una quota prodotto di 9.100 e quindi una vincita finale per eventualmente di 91.000 euro con 10 euro di puntata. Quota target profitto, ossia io ho un saldo cassa di 125, ho bisogno di vincere, che la mia cassa arrivi a 3,30.
quindi ho una differenza di 205 da vincere, ho una quota disponibile di una multipla che sto per fare di 12,34, quanto devo giocare per ottenere la vincita di 2,05? E questa piccola utility mi dice che devo fare una giocata da 18,08. Ok? Quindi a quanto devo arrivare? Qual è quindi la differenza che devo vincere? Qual è la quota che ho a disposizione? E qui mi viene detto insomma, di quanto deve essere la mia puntata. Ok? Anzi, questa qua pure la faccio gialla perché tutte le celle gialle sono quelle che sono ad input vostro, insomma, siete voi che dovete inserire i dati, mentre invece le altre cellette sono quelle in automatico. Abbiamo ricava la quota dalla puntata e vincita, cioè io voglio sapere, avendo giocato quella puntata, o eventualmente otterrei quella vincita, quale sarebbe la quota corrispondente a cui avrò giocato? E quindi il valore della vincita netta è di 112,80, la mia puntata è stata di 25, qual è stata la quota reale che ho incassato? È 5,51. Ok, quindi metto qui il valore della vincita, e qui il valore della puntata e qui mi viene restituito il valore della quota. Questa invece è la conversione della quota da lay a back, questo è forse utile per chi fa trading, per chi fa exchange, eventualmente per costruirsi una sua formula di calcolo per quanto riguarda l'exchange, e quindi in effetti qui trasforma la quota da lay a quota punta, quindi una quota lay di 8,80 corrisponde praticamente al valore di 1,13 della quota punta. Ok? Poi qua abbiamo l'arbitraggio, insomma, lo sapete che cos'è il banca e il punta. Quindi faccio la puntata back da 50, quota 15, la quota lay è di 11. E quanto dovrò puntare per avere l'arbitraggio, per avere il greening, insomma, in questa scommessa? E quindi con la quota lay a 11 dovrò puntare 68 e 18 con una responsabilità di 6,81, che praticamente è quella che poi viene considerata nella vincita qui della puntata back, quindi non è che dovete eventualmente come dire, avere anche disponibili sul conto questi 6,81. Questi 6,81 qua vengono coperti cioè vengono considerati dall'eventuale vincita che verrebbe fuori dai 50 euro puntati a quota 15. Quindi qui è banca una scommessa punta, mentre qui invece punta una scommessa banca, quindi praticamente discorso all'inverso, solo che qui abbiamo fatto una puntata back e vogliamo sapere quale dovrà essere la nostra puntata lay, mentre qui invece abbiamo fatto una puntata lay e vogliamo sapere quale dovrà essere la nostra puntata back. Ok. Poi la martingala, cioè come recuperare una perdita più profitto aggiuntivo. Perdita da recuperare. Ho perso 50 euro. A questi 50 aggiungo altri 10 che voglio per necessità di progressione, per necessità di montante, insomma di quello che sto facendo. Ho bisogno di un profitto aggiuntivo di 10 euro e una quota disponibile di 4,50. Quale dovrà essere la puntata che dovrò effettuare? E mi dice 17,14. Ottieni profitto uguale da importo puntata totale con due quote, cioè ho due quote e voglio ottenere giocando un importo unico, insomma. E voglio ottenere il profitto uguale, qualunque dei due pronostici vincerà, quanto devo giocare su ognuno dei due pronostici? Allora, ho la quota 1 a 1,75, la quota 2 a 3,60, voglio giocare 5 euro, come li devo distribuire per ottenere una vincita di 0,89? Allora, puntata 1, la puntata sulla quota 1, 3,36, puntata sulla quota 2, 1,64, quindi sono i 5 euro, i quali mi daranno 0,89 euro, cioè 0,89 centesimi di vincita netta, qualunque dei due pronostici vincerà. Ok, con una resa del 67%. Va bene. Quindi poi calcolare la puntata di copertura o la puntata in corso di 150 euro
una quota in corso di 2,38, la quota per copertura è di 3,40, la puntata per copertura è di 62,50. Che cosa significa questo? Allora, diciamo che ho una multipla che mi manca un solo evento che si gioca alle 20,45, sul quale ho un solo pronostico. Insomma, voglio creare la copertura per l'intera multipla, insomma, non vorrei che a causa di quell'unico evento, insomma, vada a perdere tutta la multipla che ormai è vinta, insomma, avendo già vinto 10 eventi, questo qua, l'ultimo, è capace che mi fa salta tutta la multipla. Quindi a quel punto lì rinuncio a una parte di tutto il profitto che verrebbe fuori dalla vincita anche di quell'ultimo evento e mi vado a fare la copertura. E allora la puntata in corso è di 150, la quota in corso è 2,38, la quota di copertura è 3,40. Per avere la copertura totale devo andare a giocare 62,50. E che cosa succede? Che se vince la puntata in gioco, 207 meno la puntata di copertura 62,50, ho un guadagno netto di 144,50. Se invece vince la puntata di copertura 150 meno 150, vado a zero. Ok? Poi valore per ottenere una determinata vincita netto commissione book. Vi è chiaro che cosa significa per l'exchange, no? È per insomma, sapete, per il 5% che normalmente prende un bookmaker Exchange per calcolare, per sapere quale deve essere l'importo, cioè se io voglio effettivamente 15 euro, voglio vincere, quanto devo giocare per far sì che meno la commissione del bookmaker io ottenga effettivamente 15 euro sul mio conto, e quindi in questo caso sarà 15,79. Mentre invece lo stesso discorso vale anche per la quota, cioè dici ho vinto una quota lorda a 1,20, avevo giocato a 1,20, ma in effetti ho vinto, quello che ho ottenuto in effetti era una quota a 1,19, ma non a 1,20, perché mi è stato trattenuto il 5% dalla vincita. Ok, poi mano a mano ve le studierete, insomma sono semplicissime, però sono comodissime, utility, piccoli utility, calcoli. Comodi per chi tutti i giorni, insomma, ha a che fare con le scommesse, con delle coperture, con dei calcoli della quota, insomma, con tutte queste cose qua. Eventualmente avete a disposizione qui tutti i calcoli più o meno più comuni che potete utilizzare. Vabbè, montante Norac. Questa è una montante specifica per chi la conosce, la Norac, insomma sa come funziona la Norac, ma questa è una piccola variante mia, ma comunque di base è la Norac. Però è una montante, è una progressione che funziona bene e va usata solo se si fanno scommesse con quote minimo a quota 2. Non usatela, non. Insomma, non consultatela per quote inferiori a 2 perché non vi serve a niente, insomma. Va usata solo per insomma, le quote superiori a 2, superiori a 2. Praticamente basta mettere il rischio massimo qui che volete eventualmente investire in questa progressione, quindi 100 euro. Il divisore qui è la percentuale, ma la percentuale spesso la potete lasciare anche a zero, mentre invece il divisore va a influire su quelli che sono i calcoli dei vari step. Quindi poi eventualmente valutando vari divisori vedrete poi le differenze che ci saranno nella gestione degli stake. Vedete come sale o scende, insomma, più alto il divisore, più alta la puntata, più basso il divisore, più bassa la puntata. Ok? Quindi qui si inserisce la quota, la puntata qui viene in automatico, va inserito l'esito finale, insomma, poi ci sono tutti i calcoli e appare lo stop ogni volta che, insomma, che il profitto, insomma, cioè che la montata è in profitto praticamente. A parte
appare questo messaggio di sopra che vi dice di fermare la progressione perché avete guadagnato, che lo scopo è quello di arrivare ad ottenere un profitto. Appena ottenuto il profitto, vi segnala stop, ciò non toglie, potete andare avanti come vedete. Però, insomma, la regola di base è quella che appena esce lo stop dovreste fermare la progressione e ricominciarne eventualmente un altro. Comunque, in ogni caso, lo stop esce quando c'è il profitto, insomma, quindi qua avete la colonna che vi riporta la resa e il saldo conto man mano aggiornato in virtù degli esiti vinti o persi. Questa è la montante in ora. Poi, cosa abbiamo più qui? Utili di sistemi. Questo invece è dedicato ai sistemi e quindi dice numero eventi da sviluppare, cioè quanti eventi giocherò in questo sistema? 10. Numero di eventi che comporranno la bolletta, cioè di questi 10 eventi, come li imposterò nelle schedine? A schedine di 4 eventi, a quadruple, quindi vado a mettere 4. Numero di eventi minimo da indovinare, quindi di questi 10 quanti ne dovrò indovinare? 8. Puntata per singola schedina, 5 euro. Quota media del singolo evento 1,40, se quote diverse inserire una media, quindi 1,40 è la media, userò delle fisse, massimo due fisse, se no lasciate 1, se invece usate la fissa, 1 o 2 fisse, inserite la quota della fissa e mi dirà di quante schedine sarà composto questo sistema, il file fa il calcolo e quindi mi dice che con 10 eventi giocati in quadruple e che non con 8 eventi eventualmente vincenti verrà fuori un sistema di 210 schedine e considerato che avrò vinto 8 eventi verranno fuori 70 schedine vincenti. La puntata totale del sistema sarà di 1050 perché ovviamente sono 5 euro per 210. Profitto e perdita sarà di 1344, quindi il profitto totale meno ovviamente la puntata sarà di 2,94 e quindi avrò avuto una resa del 28,05. Ok? Quindi serve più o meno a regolarvi di come impostare un sistema e di come giocarlo eventualmente, mentre invece questa è la tabella che riporta in orizzontale e in verticale, insomma, penso che sappiate consultare queste rappresentazioni grafiche così, insomma, praticamente 4 eventi. Con 3 eventi per schedina, sono 4 schedine, 6 eventi, con 4 eventi per schedina sono 15 schedine. Ok, e questa è la utility per lo sviluppo dei sistemi, simulatore dei sistemi. Poi andiamo a vedere il calcolatore d'hashing. Penso che sappiate che cos'è il d'hashing, insomma, quindi a questo punto qua va inserito il target profitto che volete ottenere per ogni vincita. Tenete presente che però essendo puntate arrotondate al decimale, questo qua rappresenterà più o meno una soglia. Infatti la vincita netta, vedete qui viene poi calcolata 101 oppure 97, 198, 102, non è mai 100 euro tondi tondi perché per fare 100 euro tondi tondi queste puntate qua non dovrebbero essere arrotondate, ok? Però comunque un punto di riferimento dal quale il file comincia a calcolare poi tutte le varie puntate. Quindi il totale di puntate sarà di 290 con questi pronostici qua, con queste quote, con 720, insomma. Quindi poi nel momento in cui andiamo a spuntare, a flaggare una di queste colonne qui, una di queste cellette qui, qui apparirà la vincita netta e la resa netta che abbiamo ottenuto nel caso ci sia stata la vincita. Qui andiamo ad inserire il pronostico, la quota e la puntata ci viene calcolata in automatico, quindi non dobbiamo inserire pronostico e quota. La vincita lorda sarà in automatico, la vincita netta sarà in automatico, dopodiché dobbiamo solo flaggare una di queste cellette. Ecco, flagghiamo questa, tanto può dire, e ci appare la vincita netta e la resa netta. Ok? E questo è il dashing, che si basa però sul profitto. Cioè, quindi, non è, io voglio puntare 100 euro e li voglio spalmare su questi 3
pronostici e queste quote. No, questo parte dal discorso di io voglio che ogni vincita sia di almeno 100 euro e quindi il calcolatore poi calcola in virtù delle quote che inserite le puntate che vi porteranno poi per quella quota ad ottenere una vincita almeno intorno ai 100 euro. Ok? Pronosticatore Leonardo. Pronosticatore Leonardo era un file che io volevo tenere a parte, escluso, fuori, esterno, insomma, quindi proporlo poi come pronosticatore lì sullo store nella categoria dei pronosticatori. Poi invece ho pensato di inserirlo a corredo di questo Betcash e quindi ve l'ho insomma regalato all'interno di questo file. Però però voglio dire per consultare questi dati, per andare a pescare questi dati, cioè questo per esempio è il primo evento, Milan Crotone. Dobbiamo inserire le partite vinte in casa, pareggi effettuati in casa, le perse in casa, gli under ottenuti in casa, gli over ottenuti in casa, i gol in gol in casa e non gol in casa per il Milan, mentre invece in trasferta tutto questo per quanto riguarda il Crotone. Come insomma c'è un sito che offre questi dati in modo molto veloce senza dover andare a consultare altri siti e quindi poi fare i calcoli e quant'altro, insomma. C'è qui sopra il link, vedete, vi ho messo BTF Odds, si va su questo sito qui, vediamo un po', BTF Stats, prendiamo un qualunque evento, scorrete in basso, eccola qua. Home totals e away totals. Vedete le vinte, le pareggiate, le perse, under 2,5, over 2,5, gol, gol e non gol. Questi sono i dati che dovete inserire per la squadra in casa, questi dati per la squadra fuori casa. Lasciate stare all e all, che significa ovviamente fuori casa e casa. Dovete inserire home e away qui in Leonardo. I dati home per la casa in squadra, i dati away per la squadra ospite. Fatto questo, Leonardo elabora il segno fisso, la doppia chance, l'under over 2,5 e il gol non gol. Ok, dopodiché inserite i risultati qua dentro e vi apparirà la griglia dei vinti e persi. Io attualmente l'ho testato con 267 pronostici, di cui 192 sono stati esatti e 75 errati, al momento ha uno strike del 72%. Per aggiornare queste statistiche, nel caso lo vogliate utilizzare, insomma lo vogliate tenere sempre aggiornato, non dovete fare altro che sommare sempre a questo dato qui, 267 più 38, e quindi poi 192 più 21, 75, quello da questo qua esce in automatico, va bene, ok? Quindi dovete sommare questo più 38 e questo più 21, ok? E vi tenete sempre le statistiche aggiornate, mentre invece questi sono gli strike della sessione, più o meno come indicator, se ricordate bene, quindi 50%, questi mi pare che sono reali, 50% del segno 1, X2, 70% qui l'ha dato sulla doppia chance, 25% sull'under over e 70% del golden goal, che è una bella percentuale. Qui sul cestino andate a cliccare e vi cancella tutti i dati. Dovrebbe, vabbè, poi la inserirò, troverete la macro che fa cancellare i dati. Va bene, quindi questo è Leonardo, tastino home, odds preview. Questo è per chi ama il trading e l'exchange. Vediamo quanti minuti sto. Vabbè, praticamente parte dalla quota del risultato esatto, 12,50. Ok, inserite la quota del risultato esatto, 12,50, e agendo sui cursori qui dei minuti, potrete valutare
chi ama fare il trading, l'exchange e quant'altro, potete andare a valutare al 25esimo minuto, 27esimo minuto, più o meno quale sarà, molto molto probabile, almeno questo, il calcolo che viene fatto su delle proiezioni che erano di betfair.com. Mi dicono, per chi l'ha usato, ecco, che sono, adesso sono abbastanza corrispondenti anche a quelle di betfair.it. Io ho i miei dubbi, però, insomma, siccome non faccio exchange da molto tempo, poi valuterete voi se, se è così o meno. Però, insomma, all'epoca di betfair.com i valori erano proprio pari 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 a quello che effettivamente succedeva. Comunque, 12,50 la quota del risultato esatto. Al 27esimo minuto è probabile che arrivi a 6,37. Va bene? E quindi questi sono tutti gli altri valori per quanto riguarda il over 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 nel caso che ci sia stato un gol. E questo invece è quello che dovrebbe essere la quota al 28esimo minuto. Di over 0,5, over 1,5, over 2,5, ok? Quindi dopo un gol, dopo due gol, quali saranno eventualmente le quote che andranno, che andranno a formarsi per queste tipologie di pronostico. E quindi avete qui tutti i calcoli per quanto riguarda l'exchange ed eventualmente quali simulazioni per quanto riguarda il bake, lay e tutte le eventuali scommesse che potete fare al 28esimo minuto, al 30esimo minuto, al 45esimo minuto, come lo impostate qui, potete eventualmente valutare e prevedere in questo trading preview come eventualmente scommettere. Ultima è la via d'uscita, che praticamente è in forma più ampliata, amplificata di quello che era questa qua, che forse vi ho spiegato anche male, come quasi tutto stasera. Non lo so perché, ma comunque questa qua. Andiamola a vedere invece in via d'uscita, che era, vedete, c'è l'esempio proprio dell'ultima game, l'ultimo evento da giocare. E quindi praticamente basta mettere la vincita in corso, che è 31,21, e questa qua. La puntata in corso 5 euro, che è questa qua. La vincita netta in corso 26,21, ovviamente 31,21 meno 5 è 26,21. Ora io mi voglio coprire, sto 1,17 del Milan, caso over 0,5, e quindi vado a prendere una quota 1,80 che potrebbe essere under 0,5, insomma, Milan che non segna, insomma, poi vedremo, a seconda dei casi vedrà la quota che servirà a fare la copertura. E andiamo a mettere qui e ci dirà quale dovrà essere la puntata con questi cursori, tenendo ovviamente in considerazione la quota che abbiamo inserito. Possiamo eventualmente andare a valutare che cosa vogliamo fare, se vogliamo coprirci in modo tale che qualunque delle due soluzioni verrà fuori, otterremo un determinato profitto, oppure vogliamo che una sia quella più vincente, mentre l'altra serva solo di recupero. Insomma, potete stabilire da questi cursori come eventualmente calibrare la vincita, che, insomma, la cosa più normale sarebbe quella di equalizzarlo, insomma, più o meno così. Quindi andare a giocare 17 euro e nel caso, che cosa succederà? Che avremo questa situazione. Vincita in corso 31,21, cioè, siccome poi la partita è finita 0-0, che cosa è successo? Che la vincita in corso era 31,21, quindi avremmo perso questa qua. Mentre invece, avendo fatto la copertura, abbiamo avuto 31,21, la puntata in corso era 5, la puntata di copertura è stata 1,80, la puntata di copertura 17, quindi la vincita finale è stata di 8,60. Totale giocato 22, la resa finale è stata di 39. Per cento. Mentre qui il suo pannellino ci porta più o meno la stessa cosa. Rischio iniziale 5 euro, resa iniziale 5,42, rischio finale 22 euro, resa finale 41,86 se vinceva
insomma il caso dove il Milan faceva il gol, mentre invece il 39-09 con il Milan che non ha segnato, così come è stato, perché la partita è finita 0-0, e quindi il 39,9% di resa a 8,60. Va bene? Quindi questa serve eventualmente, la chiamo via d'uscita, perché è quando c'è un solo evento che deve ancora giocare e può mettere a rischio l'intera multipla. E quindi si fa eventualmente con questa copertura, si rinuncia a una parte, a una buona parte di tutto il profitto, i 26 alla fine si vincono 9 euro, 8,60, ma si vince sicuro, anziché come in questo caso poteva succedere che nella certezza che il Milan avesse fatto il gol, insomma, si sarebbero persi i 5 euro e i 31 di vincita. In questo caso, comunque, sarebbe andata la partita del Milan, avremmo comunque sicuramente vinto. Va bene? E quindi queste sono tutte le altre utility. Che dire più? Nient'altro. Troverete il file disponibile sullo store. Lì ci sarà riportata tutte le informazioni per poterlo ricevere, per poterlo richiederlo, per poterlo richiedere. Niente, quindi ora sta a voi, io il mio l'ho fatto, è finito, l'ho spiegato, anche se è fatto male, spiegato male, ma io non sono bravo in queste cose. Non amo molto parlare, non amo molto spiegare, non lo so fare, e vabbè, e quindi ma lo devo fare, quindi vabbè, il file è pronto. Insomma, un abbraccio a tutti quanti e aspetto le vostre richieste. Ciao amici, ciao, a presto.